Lo scorso 5 febbraio Papa Francesco, parlando ai sindaci dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ha parlato di coraggio, di immaginazione, ha parlato di condivisione, saper sognare una città migliore e condividere il sogno con gli altri amministratori del territorio, con gli eletti nel Consiglio Comunale e con tutti i cittadini di buona volontà è un indice di cura sociale, un po' il mestiere del sindaco e della sindaca. E coraggio, immaginazione e condivisione sono certamente le fondamenta di quella che è l'azione dell'amministrazione comunale di Biccari, del suo sindaco Gianfilippo Mignogna, che è in collegamento con noi. Buongiorno Gianfilippo, ben trovato, bentornato. Grazie, grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, io non so se tu hai seguito, hai ascoltato, hai letto le parole del Papa, però io immagino, cioè, leggendo queste parole, il sogno, il coraggio dell'immaginazione, la condivisione, insomma, ti sei certamente rivisto, no? In quello che è stato un po' l'identikit del sindaco virtuoso che ha delineato Papa Francesco, perché Biccari è un esempio straordinario di amministrazione condivisa e certamente di immaginazione. Immaginazione e coraggio di immaginazione. Sì, sono state parole molto potenti che ovviamente hanno riscaldato il cuore di chi come noi lavora sui territori mettendoci impegno e appunto, come si diceva, coraggio, determinazione, anche un po' di innovazione, di inventiva. Devo dire che Papa Francesco già nella Laudato Si' aveva regalato una pagina molto bella a favore delle comunità locali, parlando della capacità delle istanze locali, quindi delle progettualità che partono dal basso e che coinvolgono le comunità di generare processi importanti. Faceva riferimento proprio ad un periodo storico in cui magari i grandi cambiamenti del mondo non partono dall'alto, ma dalle popolazioni che a livello locale si attivano. E questa è un po' la nostra filosofia, è quello che proviamo a fare tutti i giorni, nella speranza appunto di generare delle occasioni e delle opportunità per i nostri cittadini. Allora, intanto in sovraimpressione la regia anticipa anche il prossimo tema che volevamo trattare con te, ovvero il tema dei nomadi digitali, cioè un fenomeno che la pandemia ha fatto esplodere e conoscere, quello del nomadismo digitale, ovvero professionisti, persone che lavorano da remoto, lavorano a distanza e nel farlo decidono di spostarsi da un posto all'altro e questo fenomeno viene visto anche come un'occasione anche di ripopolamento dei piccoli comuni e so che anche Biccari ha un'esperienza in questo senso. Sì, questa è una grandissima occasione per tutti i piccoli comuni che grazie alla tecnologia e grazie un po' alle aperture che possono determinare, possono essere visti anche come luoghi di lavoro. In genere c'è una narrazione dominante che vede i piccoli comuni come luoghi di ritardo, come luoghi appunto in difficoltà, come luoghi da cui si deve partire. Invece, grazie alle nuove tecnologie, stiamo sperimentando noi sul campo che un piccolo comune può essere anche un luogo di lavoro e di un lavoro buono, di un lavoro sano, di un lavoro fatto senza lo stress del traffico della città, con la possibilità di condividere poi il proprio tempo con una comunità ospitale ed accogliente. Noi siamo partiti un annetto fa con un progetto con Argentina per il Mondo, un'associazione molto importante, molto bella, che si occupa appunto di far conoscere ai ragazzi argentini, in particolare sudamericani più in generale, le loro radici, magari i luoghi di provenienza dei loro nonni o dei loro bisnonni, e durante la loro permanenza nel nostro comune, che è stato individuato un po' come la loro base operativa. Questi ragazzi lavorano in smart working con le loro aziende di Rosario piuttosto che di Buenos Aires ed è una cosa straordinaria il fatto di poter stare a migliaia di chilometri di distanza dalla propria azienda, di poter fare un'esperienza umana molto forte in un altro paese, in un altro contesto come può essere quello di un piccolo comune e al tempo stesso di non perdere delle occasioni lavorative.
Allora, Gianfilippo, la tendenza purtroppo dei piccoli comuni è quella dello spopolamento, questo lo sappiamo. Lo sforzo quindi vostro, di tutta l'amministrazione della cooperativa di comunità Bicari, è quello di mettere in campo tante iniziative per invertire questa tendenza. Allora, ti chiedo, stanno arrivando, sono tante le iniziative che sono messe in campo, un turismo sostenibile, un turismo diverso che possa fare dei luoghi proprio la vera forza attrattiva, no? Per i turisti, casa per questi nuovi lavoratori del futuro, questi smart worker, questi nomadi digitali, tante iniziative. Quindi la domanda è, arrivano risultati confortanti in questo senso o la strada è ancora lunga? Ma intanto bisogna dire che lo spopolamento è un tema ormai nazionale che riguarda una grandissima porzione del nostro territorio nazionale che attraversa in maniera trasversale sia i piccoli comuni del sud che quelli del nord. Non a caso è stata avviata tempo fa la strategia nazionale delle aree interne proprio per affrontare questo fenomeno del rapporto tra le aree urbane e quelle rurali o marginali in maniera sistematica. Quindi occorrono politiche di respiro nazionale sicuramente. A livello locale però si può fare molto. Noi stiamo provando a rendere attrattivo il nostro paese, stiamo provando a combattere lo spopolamento in due modi. Uno, cercando di far restare gli abitanti originari nel loro paese, quindi cercando di creare delle opportunità per chi già c'è, e due, provando ad attrarre delle nuove residenze, dei nuovi abitanti, delle nuove cittadinanze, sia provvisorie che definitive. In questo senso, per esempio, abbiamo constatato che mettendo in vendita le nostre case del centro storico, poco utilizzate o disabitate da ormai tanto tempo e mettendole in vendita ad un pubblico di cittadini stranieri soprattutto, beh, queste possono avere una grande attrattività. In meno di un anno abbiamo venduto 14 case del nostro centro storico a prezzi variabili da 1 euro simbolico fino a 30-35 mila euro. Hanno acquistato casa nel nostro paese famiglie che arrivano dalla Germania, dall'Argentina, dal Portogallo, dagli Stati Uniti, dalla Russia e quindi sono tutte energie nuove che arrivano in paese, sono nuove persone, nuova economia che si mette in moto, ovviamente non solo grazie ai lavori che verranno realizzati in questi immobili, ma anche grazie proprio alla permanenza delle persone e noi siamo convinti che questo faccia molto bene, che ospitare faccia bene tanto a chi viene ospitato quanto a chi ospita e che possa essere un modo per rigenerare l'economia del luogo, ma anche le persone che abitano nel luogo, perché fa molto bene vedere che arrivano persone nuove e potersi confrontare con altre culture. Faccio un rapidissimo esempio. Nella nostra scuola da qualche mese si sono iscritti 7 bambini argentini. Non è soltanto un dato numerico che fa ben sperare per il futuro, è proprio una nuova energia che c'è nelle aule, che c'è nelle classi con i nostri bambini che stanno provando, per esempio, ad imparare lo spagnolo per poter meglio integrare i loro compagni che arrivano da lontano. Far crescere i nostri bambini in un ambiente di questo tipo, con la possibilità di avere tante esperienze e di avere tante occasioni di crescita anche proprio culturale. Ci sembra una cosa molto importante, soprattutto se consideriamo che un piccolo paese parte, diciamo, da una condizione oggettiva di Di isolamento. svantaggio. È davvero, sì, è davvero un risultato straordinario. È bellissima questa cosa, questo dato dell'iscrizione di questi 7 bambini argentini. Non, certo, uno non immagina che in un piccolo paesino possa accadere anche questo. Quindi, insomma, davvero si sta scrivendo una nuova storia. Noi vi facciamo tanti complimenti per
per quello che state facendo, perché a partire dalle cose piccole si possono costruire davvero cose grandi, quindi complimenti Sindaco a tutta la vostra realtà, a tutta la vostra comunità, e grazie per avercelo raccontato in questo nostro spazio. Grazie a voi e ovviamente vi aspettiamo in paese, vi aspettiamo sui Monti Downi per poter sperimentare sul campo la nostra ospitalità. E noi non vediamo l'ora di venirci quando immaginiamo che tutte le restrizioni come dire, siano alle spalle, e così insomma possiamo davvero immergerci al 100% in questa straordinaria realtà che è Biccari. Grazie ancora al Sindaco Gianfilippo Mignogna.